E qui di nuovo 99 secondi, siamo sempre allo stand Canon e dopo la simpaticissima ragazza bionda è giusto anche il momento di accontentare le signore, per cui abbiamo preso un altissimo ragazzo moro, guardate che roba, poteva fare il modello ma ha preferito parlare di macchine fotografiche. E senti, abbiamo selezionato una macchina per le nostre telespettatrici molto particolare, che cos'è? Sì, praticamente fa parte della gamma EOS, si chiama EOS M, fa parte del... Girala un attimo, falla vedere bene, guardate com'è sottile. Compass System Camera, ho conosciuto anche come mirrorless, praticamente ecco. È dedicata a chi cerca una macchina fotografica compatta ma che con il desiderio di avere l'ottica intercambiabile. Ecco, spieghiamo questa cosa, cioè vuol dire migliorare la qualità della fotografia, giusto? Migliorare la qualità della fotografia perché ha un sensore di una reflex, quindi un sensore più grande, quindi più informazioni, più qualità. In più c'è la possibilità di non fermarsi ad un'ottica fissa, ma ecco, chiaramente... guardate, effettivamente potete cambiare l'obiettivo, esatto. E questa è la cosa più importante, ovvero sia potete fare delle foto quasi semi professionali con una macchina che però ha ancora un costo credo contenuto e soprattutto vi può stare nella borsetta, esatto. O nel marsupio, giusto? Esatto, le dimensioni sono veramente compatte, anche delle singole obiettive, quindi è veramente la minima compattezza e trasportabilità. Ecco, e senti, e il prezzo al pubblico di questa? Allora, siamo sui circa 499 euro con il primo kit 1855. Insomma, si può fare, ecco, non è un prezzo folle. E gli altri obiettivi cosa possono costare? Allora, qui si varia da un 1855, c'è cioè un 1122 appena lanciato adesso sul mercato, sopra i 200 euro, c'è anche un, okay, 22 mm pancake. E più con un adattatore possiamo veramente utilizzare tutte le ottiche Canon, quindi oltre 60 ottiche. Ah, quindi possiamo usare anche quelle professionali, esatto, grossissime, esatto, che vediamo nei film, esatto, che usano per paparazzare i VIP. Esatto. Beh signori, direi che questa è interessantissima, abbiamo visto tutto, stampanti, compatte e mirrorless, e quindi niente, dalla settimana della moda e qui dallo stand Canon alla prossima e senza timore. Ciao a tutti.